Con le telecamere di Teleambiente siamo andati in Umbria, in provincia di Terni, a Narni, per raccontarvi la storia del gruppo degli sbandieratori. Gli sbandieratori città di Narni, protagonisti indiscussi della Corsa all'Anello, rievocazione storica medievale che nel periodo a cavallo tra aprile e maggio ha portato nel borgo migliaia di turisti, sono un gruppo nato oltre 40 anni fa. Sono circa 70 persone suddivise tra chiarine, tamburini e sbandieratori. Quella che stiamo per descrivere è una giornata importante per il gruppo degli sbandieratori. Una giornata importante per gli sbandieratori e anche per Narni, questo gemellaggio con gli sbandieratori dell'Aquila che si consolida. È una giornata che avevamo particolarmente piacere di ripetere dopo il gemellaggio che era stato fatto lo scorso anno all'Aquila. Il 28 maggio del 2022 noi siamo stati loro ospiti e avevamo voluto ricambiare la visita e firmare anche qui a Narni in sala consigliare il patto ufficiale del gemellaggio. Una cosa importante che ha detto il sindaco Lucarelli, voi siete gli ambasciatori di Narni in giro per il mondo. Sì, esatto, è una cosa che da sempre ci ha contraddistinto. Noi iniziamo, ci alleniamo tutto l'anno per poi fare gli spettacoli durante la Corsa all'Anello e poi con la bella stagione iniziare a girare il mondo. È una cosa che da sempre abbiamo fatto, siamo stati in tutta Europa, siamo stati in America, in USA, in Messico, in Perù, in Tunisia, in India. Insomma, è una delle cose che ci piace più fare, è uno degli scopi per cui tutto l'anno ci alleniamo. Gli sbandieratori che nascono nel 1980. Sì, infatti il gemellaggio era una delle occasioni che volevamo celebrare per il nostro 40° compleanno, poi purtroppo per la pandemia abbiamo dovuto rinviare diverse cose, però il gruppo è nato nel 1980 all'interno del terziario Fraporta, poi nel corso degli anni ci sono stati un po' di sviluppi fino al 2016 quando siamo diventati appunto un'associazione autonoma. Abbiamo festeggiato pochi giorni fa, il 24 aprile, per la serata inaugurale della festa della Corsa all'Anello, la nostra serata appunto con il gruppo di Sansepolcro, che è il gruppo di sbandieratori da cui siamo nati, e siccome il gruppo sbandieratori dell'Aquila è nato a loro volta grazie a noi, ci sembrava giusto chiudere questo cerchio con la giornata di oggi. Un gruppo di sbandieratori adulti ma anche tanti bambini. Sì, fortunatamente anche tanti bambini, perché delle attività come la nostra, che sono solo di volontariato, hanno un futuro solo se riusciamo ad avere una scuola di bandiera. Molti dei ragazzi che sono adesso adulti hanno iniziato la scuola di bandiera con noi nel 2012 e tutti i piccoletti, noi li chiamiamo così, che hai visto oggi, che sono 12, hanno iniziato da un paio d'anni e saranno loro il futuro del gruppo, che riusciranno poi a dare veramente uno sviluppo. A settembre abbiamo altri tre eventi importanti, uno in provincia di Modena per una 3 giorni medievale a Savignano sul Panaro, abbiamo 23 e 24 a Caorle, dove ormai sono 4 anni che abbiamo una collaborazione con il comune e siamo loro ospiti per questi 2 giorni, e poi il 30 settembre sempre a Narni per la festa dello sport. A ottobre, o meglio a novembre, stiamo lavorando per la realizzazione di un festival che ci sarà in Colombia, contiamo di partecipare anche a quello. Senti, se c'è qualcuno che volesse magari entrare a far parte del gruppo, che cosa deve fare? Innanzitutto si può entrare anche da grandi. Assolutamente sì, noi non poniamo nessun limite di età, si può entrare a qualsiasi età e basta che cercano i nostri vari canali social, siamo su Facebook, su Instagram, su TikTok, abbiamo anche il nostro sito sbandieratoridinarni.com e la nostra applicazione, una cosa che abbiamo fatto da poco e di cui andiamo veramente fieri, quindi invitiamo anche chiunque abbia piacere di seguirci a scaricare la nostra app sia per iOS che per Android, e ovviamente è gratuita e lì trova tutte le nostre foto, i nostri eventi che organizziamo e le uscite che facciamo. Tra l'altro so che avete vinto anche diversi premi in giro per l'Italia e non solo. Sì, abbiamo vinto anche diversi premi, però diciamo il nostro gruppo non dà la priorità al partecipare alle gare e noi siamo veramente felici quando possiamo fare spettacoli in piazza, per la piazza e per il pubblico. Quelli sono i premi che ci danno più soddisfazione. E vedere anche la risposta della gente credo che sia il miglior premio. Assolutamente sì, quando vedi una piazza che alza lo sguardo al cielo per vedere le tue bandiere che volano alto, che con il loro battere delle mani seguono il ritmo dei tamburi e che ti applaudono alla fine dell'esercizio, è la cosa che ti dà più soddisfazione e più gratificazione. Con le nostre telecamere abbiamo intercettato anche uno dei giovani della scuola di bandiera, Alessio Giuntella.
15 anni, da oltre 10 anni, è uno dei protagonisti di questa scuola di bandiera di Narni. Ecco, parlaci un po' degli esordi. È bello che quest'anno si sia, diciamo, riaffiorata la scuola di bandiera, sono tornati tanti ragazzi, era da un po' che, diciamo, eravamo un po' a corto, invece quest'anno sono contento che sono venuti tanti ragazzi giovani. C'è un'età, secondo te, in cui è consigliabile iniziare? Quando vogliono, perché tanto si può imparare a qualsiasi età, ci sta gente che inizia a 20, che inizia a 5, a 10, a 15, è uguale. Qual è la cosa più bella dell'alzare e vedere la bandiera al cielo? Che lo fai in gruppo e che tutti insieme è più bello, un'amicizia, un gruppo, una squadra, come uno sport. Anche perché poi magari noi dall'esterno vediamo soltanto le esibizioni, ma c'è dietro tanto lavoro, tante prove. Vero, soprattutto quest'anno che le cose si sono fatte sempre più difficili, diciamo che le prove sono state tante di più, è stato molto bello però, molto molto. Senti, quindi è una cosa che consiglieresti anche ai tuoi amici? A tutti quanti, consiglio a tutti quanti. Ringrazio il presidente, singolista migliore di Narni, Diego. Con 50 punti il terziere fra porta.